Durante la giornata di ieri c'è stata un'invasione di Krabby sul sito del club allenatori giapponese di Pokémon Spada e Scudo e l'annuncio di una live molto importante. Ma prima di entrare nel vivo delle notizie, se vi piacciono video, news come questi, vi chiedo di lasciare un like e di condividere questo video con i vostri amici. Durante la scorsa giornata, il sito del club allenatori giapponese di Pokémon Spada e Scudo si è ritrovato invaso di Krabby. Tutti gli articoli presenti nel portale web contengono il Pokémon Granchio, di cui è possibile trovare anche la sua forma cromatica. I fan di tutto il mondo hanno subito ipotizzato che la presenza possa essere un indizio di una possibile forma Galar di Krabby all'interno di Pokémon Spada e Scudo, che potrebbe essere rivelata a breve. Sembra infatti strano che un Pokémon come Krabby venga rimesso in evidenza così all'improvviso. Quale migliore occasione se non per rivelare una sua nuova forma? È stata annunciata da parte dei Pokémon Company International una live speciale prevista per il 4 ottobre alle 15 in punto, orario italiano, sul canale ufficiale di Pokémon. La ricercatrice Sonia installerà una telecamera nel bosco Brilabirinto, una zona misteriosa della regione di Galar. La particolarità di questa live è che avrà la durata di ben 24 ore e quindi terminerà il 5 ottobre, sempre alle 15. È scontato dire che durante la diretta ci verranno svelate nuove informazioni, probabilmente nuove creature ancora sconosciute. Pronti a seguire questa lunga live? Allenatori, per oggi è davvero tutto. Cosa ne pensate di queste due notizie bomba? Fatemelo sapere nei commenti, lasciate like se volete altri video di questo tipo e condividete. Qui da Loris è tutto, ciao allenatori!